giornalista, lei della Puglia Agricola, ha saputo oggi della ufficializzazione delle dimissioni dell'assessore regionale Di Gioia, che è anche presidente poi della conferenza, no, degli assessori regionali. Che ne pensa? Con l'assessore Di Gioia in questi primi 7 mesi abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo fatto un ottimo lavoro di collaborazione, di ascolto, di decisione. E soprattutto il ruolo che ha l'assessore Di Gioia all'interno della conferenza degli assessori regionali all'agricoltura è un ruolo importante, perché ha dimostrato in più di un'occasione equilibrio, voglia di fare e soprattutto autorevolezza durante i suoi interventi, durante le riunioni. Quindi io non posso che parlare bene dell'assessore Di Gioia, quindi la mia speranza è poterlo riavere al tavolo e collaborare con l'assessore il più velocemente possibile, anche perché abbiamo alcune partite importanti sulla Puglia che voglio risolvere e le voglio risolvere con lui. Ecco, una di queste partite porta un nome che fa spavento, Xylella. Lei come pensa che questo flagello in qualche modo riusciremo a vincerlo, a sconfiggerlo? Ma io sono dell'idea che questo flagello, come giustamente l'ha chiamato lei, debba essere sconfitto, e bisogna farlo con utilizzando tutto quello che la scienza e tutto quello che abbiamo a disposizione. Però ci vuole anche la volontà politica di risolverlo. Io continuo a essere dell'idea che in passato si è andati un po' troppo soft su questo flagello, e di conseguenza il fatto che la Xylella avanzi di anno in anno è la dimostrazione che a oggi non sono ancora stati messi in campo tutte le tecniche, tutte le metodologie di lotta alla Xylella che si possono fare e che l'Europa ci sta chiedendo di fare. Io ho presentato un decreto ministeriale in questi giorni, il 25 di gennaio andrà in conferenza Stato-Regioni, e nel decreto semplificazione abbiamo inserito un emendamento per velocizzare tutte le procedure di lotta alla Xylella. Nel decreto semplificazione c'è anche un emendamento a firma Marti che riguarda le gelate. Ci saranno problemi? Passerà questo emendamento? Ma guardi, allora, c'è l'emendamento di Marti e c'è l'emendamento Centinaio. Di conseguenza l'obiettivo che abbiamo è quello che questo emendamento passi, per il semplice motivo che è da quando io sono diventato ministro che stiamo cercando di inserire questo emendamento in tutti i provvedimenti. L'abbiamo provato a inserirlo nel decreto, quello sul Ponte Morandi, l'abbiamo provato a inserire persino in legge di bilancio, e tutte le volte ci dicevano che o era fuori luogo, non si poteva inserire, oppure persino la Presidenza della Repubblica aveva dichiarato che non poteva essere inserito. Fatto sta che tutti gli agricoltori pugliesi che avevano bisogno di avere una risposta, dopo ormai 7 mesi, non l'hanno ancora ricevuta. L'obiettivo che abbiamo è quello di dare delle risposte almeno nel decreto semplificazione. Grazie Ministro, noi l'aspettiamo il 31 in Puglia, troverà un altro assessore all'agricoltura ad accoglierla. Io spero di no. Vabbè, però io le devo dare questa notizia, perché di qualche minuto fa Di Gioia ha confermato le dimissioni. So che è amico suo, però vorrà dire che telefonerò, vorrà dire che io adesso sono a Pistoia per un convegno sul vivaismo, vorrà dire che finito il convegno telefonerò a Leo chiedendogli per favore, a mani giunte, per lo faccia favore, subito, lo faccia subito prima di che cominci l'incontro, Ministro. Glielo consiglio, perché sennò non fai tempo. Leo, per favore, cambia idea.